prima di cominciare voglio ringraziare alcuni sostenitori Patreon che sono attivi in questo momento, e in particolare Silvio, che ha messo solo il suo nome, Giuseppe Pascaretta e Marco Perini. Un mutorial non dedicato alle canzoni come Gli Ultimi, Guido Piano di Fabio Concato e Capita Così di Brunori Sas, ma un brano strumentale che in realtà ha un titolo e ha un breve testo. Il titolo è Is There Anybody Out There? È una canzone celeberrima, in realtà non è una canzone, è un brano strumentale, ma prima del brano strumentale che adesso andiamo ad analizzare e ad imparare, c'è una parte appunto legata alla storia che viene raccontata in questo concept che si chiama The Wall, un album e poi film dei Pink Floyd. Pink Floyd, fra l'altro, sono uno dei pochissimi gruppi che sono ancora nella top 100 di Billboard, con un altro disco, per la verità, The Dark Side of the Moon, ma questo è un altro discorso. Non cominciamo a divagare, perché sennò qui a Tappeti Sonori Ivano Conti, che si occupa di tutto il montaggio, le riprese, il montaggio audio, montaggio video, mi tira le orecchie, e io voglio mantenere le orecchie così come sono. Bene, Is There Anybody Out There, la storia di Pink, l'eroe, appunto, l'antieroe, insomma, vedete voi, che è il protagonista di The Wall, a un certo punto, appunto, si rinchiude in un suo muro e chiede se là fuori c'è qualcuno. Questo, diciamo, è la maniera in cui inizia questo brano, con dei sintetizzatori, appunto, già usati in altri brani, se non ricordo male, Echoes, sempre dei Pink Floyd, e una voce che appunto dice un paio di volte Is there anybody out there, un po' minacciosa. Poi la chitarra, è una chitarra classica, inizia con due note ribattute, due la ribattuti semplicemente, e poi si sviluppa il brano che adesso andremo ad analizzare. Una piccola curiosità su questo brano: David Gilmour disse, ho provato a suonarlo io nell'originale, ma non riuscivo bene, ho provato con un plettro di cuoio, leather pick, dice appunto in un'intervista, ma non mi veniva tanto bene, sicché hanno chiamato Michael Kamen, che è l'arrangiatore appunto che ha scritto le parti orchestrali, perché durante quello che poi ascolterete solo con la chitarra classica ci sono degli archi. Michael Kamen, questo grande compositore e arrangiatore, chiama un chitarrista, un turnista come si dice, un session man, un chitarrista classico di nome Joe Di Blasi, che appunto suona presumibilmente con le dita, anche se non si può capire, questo arpeggio che costituisce questa canzone, questo brano. La cosa particolare è che sul disco viene accreditato come Ron Di Blasi. Fra l'altro Di Blasi era scritto staccato, invece lì è attaccato, perché Roger Waters, non si sa bene in preda a quale, non si ricordava come si chiamasse il chitarrista che era venuto a registrare. Allora il primo nome, dice, era un nome corto di tre lettere, Ron, invece era Joe. Niente, una cosa particolare che si trova su Wikipedia, niente, non ho fatto chissà quali ricerche. Ma passiamo al brano. Due la lo introducono, suonati un po' di volte, io nella versione che poi ascolterete in fondo ho accorciato a quattro misure, e poi c'è un arpeggio. Il brano è in la minore, indiscutibilmente inizia in la minore, ha una piccola apertura a do maggiore, cioè la relativa maggiore di la minore, verso la metà, ma poi torna indiscutibilmente in questa tonalità minore, appunto minore in quanto minore abbastanza cupa. È un arpeggio sostanzialmente basato proprio sulla posizione di la minore. L'armonia, velocissimamente, questo la minore diventa un fa settima più, il primo fa che si impara quando non si sa ancora fare il barré, e poi un fa diesis semi diminuito, non terrorizzatevi, sostanzialmente il dito si muove avanti, va a fa diesis e l'accordo rimane lo stesso, poi torna indietro a fa, e poi c'è una scala discendente nei bassi, giusto per imbastirlo, naturalmente. Ah, innanzitutto una cosa di cui, appunto, un'altra tiratina d'orecchie mi è già arrivata con un'occhiataccia, perché non ho ricordato che siamo anche sostenuti da Patreon, cioè chi di voi volesse sostenerci può fare un abbonamento al nostro Patreon, abbonamento barré, per l'appunto mi è venuto in mente in questo momento proprio per quello, un abbonamento mensile da 3 euro, un abbonamento che si chiama plettro
a 5 euro e l'abbonamento finger picking a 10 euro. Naturalmente ognuna di queste poi ve lo guarderete o magari Ivano metterà qualcosa in sovrimpressione. In ogni caso, ognuna di queste fasce, diciamo, di abbonamento assicura qualcosina in più. Se vorrete la tab, ad esempio, di Is There Anybody Out There, potrete richiederla abbonandovi alla sezione plettro, se non vado errato. Se vorrete la fantasmagorica maglietta dei Mutorial, invece ci vuole la sottoscrizione successiva, cioè finger picking 10 euro al mese. Torniamo al pezzo e appunto c'è una progressione discendente nei bassi, mi, re, do, si, la, poi lo guardiamo nel dettaglio. Attenzione, qui farò un po' un'infarinatura del brano. Se volete maggiori approfondimenti, la procedura è sempre la stessa, abbonatevi a Patreon. Poi si ripete la prima parte, c'è una discesa leggermente diversa, ora poi andiamo nel dettaglio. Poi c'è l'apertura a Do. Si torna ancora alla minore con una frasettina discendente. E poi la chiusa, che vedremo con una ripresa ancora. Praticamente la struttura di questo brano è A, A, B, A. Una classica forma appunto sia delle canzoni che anche dei brani strumentali. Si riprende per l'ultima volta la parte A, quella, e poi c'è una parte finale che analizzeremo a suo tempo, con un accordo finale che va a finire appunto in nono capotasto. Bene, andiamo un pochino più nel dettaglio, ma non troppo. La minore. Le dita che uso io possono, della mano destra intendo, possono essere queste, ma si possono anche trovare, diciamo, diteggiature più comode, o si potrebbe in teoria suonare anche col plettro, cosa che è avvenuta nella versione messa poi nel film, che un altro chitarrista ancora suonò appunto a plettro e non a dita. Il brano lo consente. Passo a fa settima più, quindi sotto le tre dita le tre posizioni, diciamo, restano sempre uguali: La al secondo tasto, Do al primo tasto della seconda corda, Mi libero, con sotto il passaggio sui bassi. Fa, Fa diesis, torno a Fa e poi Mi, Re, Do, Si, La. Andata e ritorno. Queste sono le 4, 4, 8 e 10 misure della parte A. Si riprende da capo, pari pari. Fa diesis, Fa naturale. La discesa è leggermente diversa stavolta. Parte dal Fa, non va subito a Mi come prima. Quindi fa questo passaggio Fa, Mi, Re, leggermente più veloce, no? Poi si ferma su questo Re minore, settima nona potremmo chiamarlo, per poi andare ancora Do, Si, La. La chiusa è identica. Alla fine di questa seconda sezione A, questo Mi, tutto l'accordo in realtà, ma il Mi della prima corda rimane lungo per due quarti, e poi c'è la parte in Do, il più semplice degli accordi di Do maggiore, con un arpeggio che va e torna dalla quinta alla prima e torna indietro. Basso di Si. Questa è una specie di Sol maggiore con il basso di Si, ma c'è questo piccolo passaggio melodico con anche un legato fra il primo tasto e il terzo tasto della seconda corda. Vedete? Do, Re, Mi, Re, sono le note che si sviluppano. Poi ci si ferma ancora sul La minore, ma è un La minore, potremmo dire, è un La con la seconda, non è proprio un La minore, cioè il Si rimane libero e non c'è il Do, la terza minore del La appunto, che lo fa minore, ma subito ritorna in questo passaggio melodico per terze: Do, Mi, Si, Re, La, Do,
sol, si, sol. Scale per terze si chiamano. Si ripassa ancora da do maggiore, si va ancora a do maggiore. L'accordo si apre oltremodo, cioè viene mollata proprio la posizione, per andare a fare l'ultimissimo passaggio melodico, che è un... sono due note, mi, do, re, si, più avanti all'ottavo e settimo tasto. Si ripete di nuovo la parte che non ripeto per brevità. Il finale è identico alla prima volta, cioè mi, re, do, si, con un ultimo passaggio finale che adesso vi eseguo e poi abbiamo proprio finito, ce la sentiamo integrale. Qui c'è uno slide, quindi un glissato o glissando. Da do si glissa a mi, il quinto tasto della seconda corda, altra frase melodica, la, si, do, e poi l'accordo finale che è un la minore preso qui in alto, il la libero della quinta corda, un do al decimo tasto della quarta, un mi al nono tasto della terza e il mi acuto al dodicesimo tasto della prima. Direi che la spiegazione è finita. Maggiori approfondimenti per chi vorrà sottoscrivere la sottoscrizione, per l'appunto, per chi vorrà abbonarsi, l'abbonamento che gli consente un video dedicato appunto con un maggiore approfondimento. Siamo su Patreon. Patreon serve a appunto fare da mecenate alle nostre attività e permetterci di dare più maggior regolarità ai nostri video tutorial e ai progetti che qui sviluppiamo con Ivano Conti a Tappeti Sonori. Grazie a tutti per la pazienza, imparate questo brano che non è particolarmente complicato e ci vediamo alla prossima.